Buongiorno amiche e amici, eccomi qui a occuparmi di tendiniti, come ho annunciato con la mia amica Elsa Di Gatti e con la signora degli ascolti. Ho in studio qui con me Marco Maiotti, primario di traumatologia dello sport all'ospedale San Giovanni di Roma, però a Roma a tutti gli effetti ortopedico, diciamo così. Allora, c'è questa... questo tema è tendinite, che per il suo suffisso inite lascia pensare che si tratti di una infiammazione. Cioè, ci avviciniamo alle feste, c'è un gran fermento, si fanno le spese, si portano le buste, ci si sovraccarica, per equilibrare si comprano due pesi in modo da poter andare in giro con due buste. Può essere fastidioso avere una tendinite, ci può rovinare la giornata, vero? Esatto, innanzitutto il numero dei tendini che stanno nel corpo umano è abbastanza importante, sono circa 256 tendini. 256 tendini, come ha fatto a contarli lo sai Dio, ma insomma, esatto, vabbè, avrete fatto i vostri studi, ha studiato, giustamente. E che cosa serve il tendine? Il tendine è una struttura dinamica che fa sì che il muscolo, che è un'attività contrattile, cioè quindi si muove, si attacchi alla probaggine ossea vicino all'articolazione. E quindi scarica l'azione del muscolo. E infatti lì vediamo un bellissimo repertorio di immagini. Esatto. Lì vediamo il tendine di Achille. Tendine di Achille, il primo famoso a sinistra. In basso il gomito, l'epicondilite del tennista, e sopra i tendini della cuffia rotatori, che sono quelli che praticamente fanno alzare il braccio. Queste sono le tre entità più soggette all'infiammazione. La cuffia dei rotatori è quella che alzando il braccio, il professore ha indicato, e si trova più o meno qui. Esatto, serve è importantissima perché da lì Esatto, cioè qualsiasi movimento che si fa sopra il capo, uno che si infila una giacca, prende una cosa dietro la macchina o fa un lancio, mette in azione appunto questi tendini che si chiamano tendini della cuffia dei rotatori. Come mai si infiamma questo tendine, quindi dà origine a questa tendinite? Perché viene sottoposto a delle forze o compressive o distrattive, che in certi casi sono eccessive e quindi vanno praticamente ad allungare queste fibre tendinee che piano piano si sgretolano. Ecco, che differenza c'è tra legamenti e tendini? Perché uno può dire, oddio, se ha un problema ai legamenti, sono due cose diverse. Due cose estremamente diverse, fanno sempre parte della compagine articolare, però il legamento è una struttura statica che unisce due ossa articolari. Il tendine è una struttura dinamica che unisce un muscolo a un osso. Due cose completamente diverse. La consistenza dei tessuti è analoga? La consistenza dei tessuti è pressoché analoga, però la loro funzionalità è diversa. Tant'è vero che quando un legamento si rompe, il famoso legamento crociato che si rompe nei giocatori di pallone, lo si sostituisce con un pezzo di tendine. Preso dallo stesso corpo? Preso dalla stessa parte del ginocchio. E non ne soffre il tendine da cui che ha ceduto? Beh, si prende un pezzettino di tendine, perché da qualche parte la coperta è corta, la prendi da una parte, dall'altra, però il tendine... Si può pensare a un innesto di un tendine di un altro, si può di un donatore? Si può pensare a un tendine di un donatore, dai tendini da cadavere, insomma. Però finché si riesce praticamente a prendere un tendine della stessa meglio, soggetto, per evitare è meglio, rigetti, esatto, eccetera. Esatto. Distensione tendine, sovraccarico ripetuto, attrito, predisposizione, calzature non idonee, sottovalutazione del dolore, sono le cause delle tendiniti, cioè di questa infiammazione dei tendini che tanto fastidio ci danno. Noi parleremo di tutto questo nel corso della puntata, avremo anche un ospite molto simpatico che già è un amico, è diventato amico della nostra trasmissione. Dunque, qual è il tasso di, diciamo così, di incidenza di questa infiammazione, di questa patologia? E soprattutto, può venire senza che uno ricordi, o perlomeno senza una causa che uno possa ricordare, come per esempio nel mio caso che ho male alla base del pollice della mano destra? Il primo campanello d'allarme è il dolore. Se c'è un dolore, una struttura tendinea, vuol dire che qualche cosa non va. Poi bisogna ovviamente andare a fondo ed analizzare le cause. Devo dire che negli ultimi 20 anni, sì, sia nell'ambito sportivo, soprattutto nell'ambito sportivo, le percentuali di lesioni tendine sono molto molto aumentate. Poi
diciamo così, andremo poi in seguito ad analizzare perché. E dall'altra parte poi sono delle affezioni che colpiscono ovviamente le persone anziane, perché la struttura del tendine nell'età si invecchia, si logora con tutti i tessuti, e quindi lì le calzature è un fatto non naturale. Idonee diventano importanti. Allora, le calzature non idonee, quindi soprattutto per quanto riguarda appunto la diapositiva. I tacchi molto alti? No, il contrario, i tacchi molto bassi. Il tendine d'Achille. Sta dando una bella notizia alle signore presenti qua. Allora, il tacco molto alto nel tendine d'Achille è un fatto positivo, perché ovviamente lo rilascia. Non pretende quando che noi, si se noi immaginiamo la fase del passo e abbiamo un tacco basso, ovviamente il tendine ovviamente con un tacco basso va in distensione di più rispetto a un tacco più alto. Ma mi faccia capire, professore, abbiamo ancora Il tacco alto fa male per l'allucevalgo, cioè per quelli che hanno un problema all'avampiede. Il tacco basso fa male per il tendine d'Achille. Allora, anche per i marchesi va bene così, non è che mi posso mettere i tacchi da 11, è gentile. Sono d'accordo, io sto dicendo che ovviamente una calzatura, una scarpa da ginnastica, so se lei si ricorda le vecchie Superga che avevano proprio il tacco molto molto basso, davano una predisposizione a una eccessiva distensione del tendine d'Achille e venivano fuori le tendiniti. Allora, un po' di tacco non guasta anche per le scarpe maschili. Poi entra in gioco anche il terreno su cui si corre, certo, tante altre cose. Cioè, però, per quanto concerne la calzatura, nel tendine d'Achille il tacco basso, diciamo così, predispose maggiormente alle tendinite. C'è chi lo fa, vabbè, comunque. Allora, ci vediamo tra pochi minuti, 3 minuti, il tempo di seguire tutti con attenzione e passione. Il TG3, a più tardi. Marco Maiotti a parlare di tendiniti. Guardate che non è una cosa così rara, magari non tutti le chiamano così, chiamano così quegli inconvenienti un po' dolorosi che non sanno come diagnosticare e come definire. Tendiniti, ovvero infiammazione dei tendini, che sono delle parti del corpo, 267 ne abbiamo, molto importanti, perché servono a collegare il movimento, a permettere il movimento dei muscoli e a collegarli allo scheletro, all'articolazione. Ho detto bene? Alle articolazioni, ecco, stavo per superare l'esame di fisiologia del tendine. Dunque, professor Maiotti, parliamo dunque come diagnostichiamo e soprattutto come le possiamo curare. Allora, le tendiniti o tendinopatie le possiamo diagnosticare innanzitutto facendo un'anamnesi, quindi dolore, visitando il paziente, vedendo quali sono i movimenti che non riescono a fare a seconda del distretto corporeo. Poi fare degli accertamenti mirati o un'ecografia, ma molto meglio una risonanza magnetica, che ci fa vedere ovviamente la struttura eventualmente alterata del tendine. Queste sono le diagnosi, diciamo così, che si fanno adesso e che ci permettono il racconto del paziente, soprattutto l'esame clinico, l'anamnesi e poi eventualmente l'ecografia e la risonanza magnetica. E una volta diagnosticate lei ha bisogno di ulteriori accertamenti, no? No, poi bisogna subito procedere, diciamo così, e quello che si deve fare è prima il riposo, cioè fermare il soggetto e dire che ovviamente deve smettere di fare quel gesto atletico, gesto abitudinale che gli determina questo problema. Dopodiché fare una terapia fisioterapica, che può essere o antinfiammatoria, e quindi la tecarterapia, laser, ultrasuoni, che agiscono sulla infiammazione. E evitare, è quindi importante lanciare questo messaggio ai fisioterapisti, evitare invece una fisioterapia su base kinesiterapica, cioè su determinati movimenti, perché nella fase acuta o subacuta qualsiasi tipo di esercizio fisioterapico peggiorerebbe la situazione. Allora, ho sentito lo squillo del telefono, perché qualcuno avrà segnato il numero prima ancora che io lo dessi, comunque l'avrà segnato nei giorni precedenti. Silvia, prima di dire pronto, mi fa la cortesia di ricordare come raggiungerci. Lo ricordiamo a tutti, se volete mettervi in contatto con noi e intervenire sull'argomento di oggi potete chiamare il nostro numero verde 800 550 694, potete mandare una mail a elisir@rai.it, potete visitare il nostro sito internet, la nostra pagina Facebook o il nostro account Twitter. Pronto?
Sì, pronto, buongiorno, sono Marina della provincia di Alessandria. Benvenuta Marina. Buongiorno, sì, ho il numero in memoria perché ci siamo già sentiti parecchie volte, infatti sempre complimenti per la trasmissione. Bene, grazie, riferirò al direttore. Va bene, una domanda al professore, io volevo chiedere se avendo problemi di artrosi o problemi di artrosi sono più soggetta a tendiniti, tenga presente che sono sui 55 anni. Allora, l'artrosi innanzitutto è un'alterazione. Grazie a lei per aver telefonato, grazie, cara amica. Buongiorno. E buon Natale. Altrettanto. Allora, l'artrosi è un'alterazione, una degenerazione dei capi articolari che altera il movimento fisiologico dell'articolazione. Dopodiché è ovvio che intorno all'articolazione ci stanno legamenti e tendine, quindi un movimento alterato dell'articolazione determinato da un'incongruenza articolare dell'artrosi può far sì che i tendini vengano sollecitati in maniera anormala e quindi può, in seconda battuta, determinare un'infiammazione dei tendini. Questo sì. Un'infiammazione del tendine può comportare anche un fastidio ai vasi che lo circondano? Parlo di arterie e vene. Assolutamente sì, nel senso che la struttura del tendine è fatta da cellule che sono i tenociti e poi da strutture elastiche che determinano poi l'elasticità del tendine. E una, diciamo così, una coperta che circonda la struttura stessa che si chiama peritenonio. Lì ci sono i vasi. Ora, qual è il problema, cioè il disturbo vascolare che si determina in una tendinite? Qual è? Quando le cellule, le strutture tendine poi incominciano per fenomeni compressivi e distrattivi anomali a deteriorarsi, il sangue che dovrebbe arrivare e che dovrebbe dare una ripulita e cercare magari non di resistere, non ce la fa. E quindi si crea una degenerazione di tipo cronico. Questa cronicizzazione determina poi, sempre quando il soggetto continua a sovraccaricare con lo stesso movimento, eccetera, la rottura del tendine. E questo va detto a tutti coloro che svolgono lavori usuranti. Segnatevele queste cose, cari amiche e cari amici, perché entrano anche nell'ambito del gran discorrere delle trattative sindacali, delle rivendicazioni di lavoratori che svolgono delle mansioni che possono portare a questo genere di avarie. Cioè, il gomito del tennista non è che viene solo a quello che gioca a tennis al circolo, ma viene anche del tennista perché perché colpiva quelli che giocavano a tennis soprattutto nel rovescio, quando si anticipa il sì, ma sai, i contadini che fanno 8 ore di zappa, questo interessa relativamente. Esatto. Ma anche chi lavora per esempio col martello pneumatico gli viene l'epicondilite. Chiamiamolo il gomito del martellatore pneumatico, che è meglio, perché del tennista ci possiamo occupare, ma devo dire con meno passione. Se vogliamo fare anche un discorso un po' oltreoceano, si chiama tennis elbow. Cioè, anche lì lo chiamano qui, anche oltreoceano. Anche allora, vediamo il nostro uomo vitruviano, ovvero quell'uomo che misura lo spazio con i suoi sensi e lo calcola e lo conosce. Dove viene colpito? Perfino lui, poveretto. Vediamo un po', cominciamo dall'alto, professore. Quindi la spalla a destra, il gomito a sinistra e il collo piede in basso. Quelli sono i punti più delicati? Sono i punti più frequenti. La capsula dei rotatori si trova sulla spalla. Sulla spalla, esatto. Il gomito, abbiamo detto, è afflitto quello che abbiamo chiamato il gomito del tennista. Sono i tendini epicondiloidei. Epicondiloidei. Infatti si chiama gomito del tennista. Me lo segno per la settimana enigmistica. Oppure così epicondilite. L'epicondilite, la vecchia cara epicondilite. E la caviglia, il tendine di Achille. Famoso tendine di Achille. Oh, visto che abbiamo queste denominazioni così, diciamo, colorate, dobbiamo arguire che evidentemente è stata una valutazione diagnostica molto antica questa. Certo. Dai tempi di Tersite sotto le mura di Troia o di Ippocrate nelle città greche. Allora, questi sono i punti più colpiti, diciamo che, però non v'è ragione di pensare che non possa prendere anche un ginocchio. Sì, ci sono anche altre sedi in cui il tendine viene sovraccaricato, per esempio il tendine rotuleo, che tra l'altro si dovrebbe chiamare legamento rotuleo perché è tra la rotula e la tibia, però comunemente detto tendine rotuleo, che colpisce. Fa male, sì, perché poi è molto forte.